Sabato 28 marzo, telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia. Apriamo il telegiornale, come avete sentito dai titoli, con la politica. Dal settimo congresso straordinario dell'SVP esce il sì al limite di mandato di 15 anni per i sindaci. Deluso il deputato Zeller, così si regalano voti all'opposizione. Non ci sarà invece il limite temporale per il mandato di governatore. Servizio. Sabato intenso e a tratti dai toni accesi quello trascorso al Cursaal di Merano, dove si è tenuto il settimo congresso straordinario della Stella Alpina. Circa un migliaio di delegati presenti. Sul piatto la votazione della riforma dello statuto del partito di raccolta. Al mattino, dopo i vari interventi dell'Obmann Elmar Pichler-Rolle, del commosso europarlamentare uscente Michel Ebner, del segretario amministrativo Alexander Mittermeier, sono stati discussi 173 articoli punto per punto. Il momento caldo si è avuto nel pomeriggio con la discussione dell'articolo riguardante i limiti ai mandati politici. Ebbene, il congresso della SVP, dopo una discussione accesa, ha confermato il limite di mandato a 15 anni per i sindaci. Al dibattito, dai toni sostenuti, non hanno preso parte né il segretario Pichler-Rolle né il presidente Durnwalder. I sindaci dunque non potranno ripresentarsi dopo 15 anni di mandato. Contro questa votazione il deputato Karl Zeller, il quale ha sottolineato che con la norma un terzo dei sindaci non potrebbe essere ripresentato. Così facendo, è stato detto, la SVP regalerebbe i voti all'opposizione. Anche gli assessori provinciali non potranno più ricandidare dopo 3 legislature. Ma non è finita. Il congresso SVP, con 688 delegati a favore, aveva inizialmente deciso che per i parlamentari, gli europarlamentari e i consiglieri provinciali venisse attivato il limite temporale del mandato, per cui dopo 21 anni non potevano più ripresentarsi. Ma si è verificata una situazione complessa. Al congresso è stata infatti approvata una mozione presentata da Oscar Peterlini e da Siegfried Brugger, secondo la quale i limiti ai mandati sono uguali per tutti. La mozione sembra dunque far cadere in parte le decisioni specifiche prese in precedenza. Non ci sarà invece alcun limite temporale al mandato di governatore. La maggioranza dei delegati al congresso SVP era a favore dell'introduzione del limite, ma non è stato raggiunto il quorum dei 2/3. Presentati infine anche i 4 candidati della SVP alle prossime elezioni europee. Si tratta di Herbert Dorfmann, Christoph Peratoner, Rosemary Palmer e Alois Kofler. Si è chiuso così, con queste importanti novità, il settimo congresso straordinario della Stella Alpina, una giornata uggiosa accompagnata da una pioggerellina di marzo che ha fatto da preludio ad una giornata ancora più delicata. Quella in programma è il 18 aprile prossimo, quando il tandem composto dagli assessori Richard Tainer e Thomas Widmann, alleanza strategica tra la sociale ed economica, cercherà di scalzare l'uomo della base, ovvero Elmar Pichler-Rolle.